Ragazzi, oggi ho il piacere, visto che me l'avete fatto richiesta, di andare a intervistare Andrea La Rosa. Andrea La Rosa è uno degli atleti più forti al mondo di calisthenics, un ragazzo incredibile, un vero e proprio fenomeno, e quindi è stato per me un grande piacere poterlo intervistare anche per farvi capire da dove è partita questa sua passione per il calisthenics e quello che l'ha portato a diventare uno degli atleti più forti al mondo. Andrea, grazie di essere qua con noi. Hai voglia un po' di presentarti, raccontare chi sei, quello che ti ha spinto a iniziare a praticare calisthenics e in questi anni le competizioni a cui hai partecipato e quelle che hai vinto? Ciao a tutti, sono Andrea La Rosa. Ho iniziato a praticare calisthenics a luglio del 2013, quando ho scoperto l'allenamento a corpo libero tramite alcuni video su YouTube, perché stavo cercando degli esercizi da fare a casa per mantenermi in forma. Negli ultimi 2 anni ho avuto l'occasione di partecipare a varie competizioni nazionali e internazionali. Sono arrivato al secondo posto al campionato nazionale di Rimini del 2015, al secondo posto alla World Cup Stage di Stoccarda in Germania del 2015, al primo posto della Coppa Nazionale Barningit a Cervia 2015, al primo posto al campionato nazionale di Rimini del 2016 e al primo posto della Coppa Internazionale Barningit a Riccione del 2016. Non sai quanti ragazzi mi scrivono chiedendomi le tue caratteristiche. Quanto è alto Andrea? Quanto pesa Andrea? Quali sono le sue skills preferite? Vai Andrea, raccontacelo tu. Il mio peso varia continuamente in base a diversi fattori. Al momento sono a poco meno di 58 kg e sono alto 1,65. Ho varie skills preferite, ma in particolare mi piace il muscle up to planche alla sbarra, che consiste nel fare un muscle up e durante la fase di transizione cambiare la presa da prona a supina e finire il movimento di spinta in planche per poi mantenere l'isometria. E molti appassionati vorrebbero sapere anche un po' come ti alleni, quanto tempo durano le tue sedute, quante volte alle settimane ti alleni e se hai uno schema preciso con cui vai ad organizzare le tue sedute d'allenamento. Mi alleno 5 volte a settimana e ogni allenamento dura un paio d'ore. Organizzo la settimana di allenamento in base ai miei obiettivi che devo raggiungere a breve termine, quindi cambia tutto se devo organizzarmi per una competizione o per uno show. È un discorso abbastanza complicato che è difficile da spiegare in poche parole. Hai voglia anche di raccontarci un po' come mangi? Cosa mangi prima degli allenamenti? Non ho una dieta in particolare, cerco solo di evitare il cibo spazzatura e qualche dolce di troppo. Prima degli allenamenti faccio il rifornimento di carboidrati, adoro la pasta, quindi associo l'utile al dilettevole. Il calisthenics è una disciplina fantastica, però come anche tu bene sai Andrea, tanti ragazzi incominciano, vedono quello che fate voi atleti più forti e poi rischiano di farsi male. Che consigli puoi dare a questi ragazzi che si stanno avvicinando al calisthenics ma soprattutto vogliono prevenire gli infortuni? Per prevenire gli infortuni suggerisco di riscaldarsi bene e lavorare molto sul potenziamento base, oltre che a fare molti esercizi di stretching e mobilità articolare che aiutano molto, ma soprattutto non affrettare i tempi di apprendimento delle skills, quindi non avere fretta, avere pazienza e dedizione perché piano piano si raggiunge qualsiasi obiettivo. Andrea, come ben sapete, è di Roma e Andrea, se le persone volessero vederti allenare nel periodo estivo, in quale parco ti trovano? Nei periodi estivi mi alleno al parco Filippo Meda che è a Monti Tiburtini. Grazie Andrea di essere stato con noi, sei veramente un grande. Se le persone volessero contattarti, dove ti possono contattare? Io comunque lascerò i contatti di Andrea nel link qua sotto alla descrizione di questo video. Su Facebook alla mia pagina ufficiale Andrea La Rosa e su Instagram sotto il nome di La Rosa tratto basso SW. La Rosa tutto attaccato. Ragazzi, praticate calisthenics, seguite Andrea sui suoi canali, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!